Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video flash, dura qualche minuto, ci saranno pochissimi tagli, non è molto montato, ma è un video che serve per capire se queste nuove obbligazioni di cassa, depositi e prestiti sono un buon investimento, sì oppure no. Andiamo a vedere le caratteristiche di questo investimento, appunto. Allora, come vedete sul sito di Cassa Depositi e Prestiti c'è proprio il comunicato stampa e dove parla della nuova emissione. Qua dice tutto ciò che è necessario sapere. Ho trovato anche in un sito di Wall Street Italia dove è un po' più ordinato, spiega meglio, quindi andremo a guardare da qua. L'emissione partirà dal 7 novembre, è già partita, e termina il 27 novembre, salvo che non vengano raccolti 1,5 miliardi di euro prima della scadenza del 27 novembre, perché questo è l'obiettivo di raccolta. Queste obbligazioni sono destinate ai clienti retail, quindi al piccolo risparmiatore, e l'investimento minimo previsto appunto è 1000 euro. Ma cerchiamo adesso, andiamo a vedere un pochino, come vi dicevo prima, persone fisiche, quindi cliente retail. L'obbligazione è quotata sul MOT, che è il mercato obbligazionario italiano, e la tassazione è importante, è uguale alla tassazione dei titoli di Stato della whitelist, ossia al 12,5%. Il tasso di queste obbligazioni è misto. Abbiamo un tasso fisso per i primi 3 anni che è 5% lordo. Ok, è importante, è un buon tasso, però occhio, attenzione. Mentre per gli altri 3 anni, gli ultimi 3 anni, abbiamo la cedola indicizzata all'Euribor a 3 mesi, maggiorata di uno 0,90% anno. Quindi qua abbiamo l'Euribor a 3 mesi, al momento l'Euribor a 3 mesi è 3,96. Il grafico Euribor a 3 mesi, qua si vede. Quindi noi avremmo un 3,96 più 0,9%. Quindi un tasso per gli ulteriori 3 anni del 4,8. Però al momento l'Euribor è 3,96. Nel momento in cui l'Euribor scende, chiaramente il nostro tasso diminuisce. Ho preparato anche qui un file Excel. L'Euribor ad oggi è a 3,96. Quindi se avessimo un Euribor che si mantiene in questo modo, abbiamo i primi 3 anni un tasso del 5%, gli ultimi 3 un tasso del 4,9%. Per un rendimento medio, appunto sempre lordo, a scadenza del 4,9%. Ma ponendo che l'Euribor invece cali e vada al 2%, che è magari un tasso più reale, noi vediamo che appunto l'anno 4, l'anno 5, l'anno 6 prenderemo un 2,9% con un rendimento medio finale del 4%. Quindi alla fine è un'obbligazione che paga il 4% a se l'Euribor fosse al 2%. Chiaramente se scende è ancora meno. Adesso torniamo qui su Wall Street Italia. Come vedete l'emittente Cassa Depositi e Prestiti, le cedole qua, insomma c'è una bella tabellina, poi vi lascio il link di questo articolo. Ad assumere il ruolo di responsabili del collocamento sono Intesa San Paolo e Unicredit, che coordinano altre 24 banche, come vedete. Quindi se vi chiama il vostro bancario, il vostro consulente per comprare queste obbligazioni è normale. La domanda è: dobbiamo comprarle? Ci dobbiamo fidare? Aspettiamo un attimo, andiamo avanti. Il rating di Cassa Depositi e Prestiti è in linea con il rating italiano, è una tripla B. Il discorso è che queste le obbligazioni di Cassa Depositi e Prestiti non sono garantite dallo Stato, ma da Cassa Depositi e Prestiti. Perché appunto Cassa Depositi e Prestiti non è lo Stato italiano. Obbligazioni di Cassa Depositi e Prestiti non sono subordinate e non sono garantite dallo Stato italiano. Questo è quello che diceva prima. Quindi un rating tripla B di Cassa Depositi e Prestiti ci dobbiamo fidare che Cassa Depositi e Prestiti entro 6 anni ci ridia l'interesse dovuto. Hanno fatto comunque una buonissima pubblicità, qua è per sostenere appunto investiamo nell'Italia, dicono. La durata è 6 anni, anche qua vi metterò il link, durata 6 anni, rimborso integrale del capitale a scadenza, imposta del 12,5, l'abbiamo già visto. Qua poi io mi sono anche andato a guardare un attimo, vabbè, questa è la nota informativa, la nota di sintesi, ma sono cose un po' più tecniche. Adesso torniamo qua, facciamo un discorso. Conviene investire in queste obbligazioni? La risposta, ragazzi, come ogni strumento di investimento, è dipende, non si può sapere in realtà. Non comprate le obbligazioni perché vedete un rendimento del 5%, perché un'obbligazione non è solo il rendimento che dà, c'è anche altro dietro. Bisogna vedere se alla persona a cui viene proposta questa obbligazione serve. Io ve lo dico, potenzialmente queste obbligazioni non credo che possano superare un esagerando 20% del portafoglio. Quindi se avete 100.000 euro e vi vogliono far comprare 50.000 euro di queste obbligazioni, meglio non farlo, per esempio. Quindi conviene investirci? Magari sì, ma solo una percentuale del nostro portafoglio. Poi,
Come vedete, la mia età è giovane. Io, se mi chiamano per comprare queste obbligazioni, non le comprerei, perché non è il mio stile di investimento al momento. Per una persona magari più avanti con l'età, che ha 50-60 anni, possono essere utili, però dipende sempre dalle esigenze della persona, da quanto si compra oppure no di queste obbligazioni, quindi non sono un investimento bello. Quindi mi raccomando, attenzione, se vi interessa comprare queste obbligazioni, magari prima di fare acquisti d'impulso, date il dato del collocamento che c'è in questo momento, chiamateci, contattateci, noi facciamo questo, facciamo delle analisi di portafoglio e guardiamo se gli investimenti hanno senso oppure no, se ce ne sono migliori con lo stesso grado di rischio o comunque con un rendimento diverso. Spero che questo video flash vi sia piaciuto, l'audio è un po' così, come al solito comunque, e il video è montato un po' velocemente, sono a schermo, però abbiamo visto queste nuove emissioni obbligazionaria e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e contattateci. Ciao a tutti e prendetevi cura delle vostre finanze.